Bella a tutti ragazzi e bentrovati nel canale ufficiale della community italiana di World of Warships qui a Lisbona. Oggi ho cambiato sede, ragazzi, non sto a Roma e sono venuto a visitare questa bellissima città. Devo dire, è la prima volta che vengo ed è anche la prima volta che provo a fare una registrazione da cellulare, per cui abbiate pazienza. Dov'è che ho scelto di farla? Praticamente accanto al museo navale, ok? Il museo della Marina. E ci sono un sacco di reperti particolari. Guardate che forza questa elica gigantesca che è dietro di me, e adesso vedremo anche delle ancore veramente, veramente antiche. Guardate, guardate in che condizioni sono. Ma veramente forte, ce n'è tantissima di roba del genere qua. E guardate, guardate che forza. Non so se riuscite a capire. Adesso provo a farvi uno zoom. Vediamo se si riesce. No, magari sono imbranato io. Va bene, per ora ve le faccio vedere così. Guardate che storia. Completamente corrose, ragazzi. È una roba veramente particolare. E ok, eccoci. E sono venuto qui praticamente perché c'è l'abbazia dei Girolamini, che è veramente una cosa molto molto bella, molto antica e particolare. Che tra l'altro possiamo trovare anche la chiesa dei Girolamini a Napoli, e questa la potete vedere sempre perché ho fatto il video del Viaggio Fantastico quest'estate. E la possiamo vedere praticamente la chiesa dove che ha ispirato il film di Nino Manfredi e Totò, Operazione San Gennaro, è stata girata lì praticamente. Guardate che enormità queste ancora alle mie spalle. Ok, allora adesso vi volevo far vedere, ragazzi, una cosa che sicuramente vi piacerà tanto, che tra l'altro mi ha sorpreso perché non mi aspettavo di trovarla qua. Comunque è forte. Io nel frattempo sto aspettando di accodarmi poi per entrare a visitare questa abbazia, perché per il momento, questo monastero, perché per il momento c'è un sacco di gente fuori che sta aspettando di entrare. Per cui vediamo un attimino se ce la faccio. Siccome sta iniziando anche la messa, allora c'è veramente una calca pazzesca. Allora, intanto vi parlo di Lisbona, una città che mi è sembrata molto, molto pulita, molto tranquilla. L'aria che si respira è sicuramente migliore di quella di Roma, cioè c'è poco da fare. E la gente è molto tranquilla, nonostante ci sia una presenza multietnica veramente, veramente degna di nota. Guardate che cosa vi faccio vedere, ragazzi. Questa sicuramente è una cosa che vi colpirà, perché allora, questa qua praticamente è la porta della casa matta. Io spero che la luce entri. È la porta di una casa matta. Guardate, guardate quanto è grande. Ok, guardate quanto è larga. Faccio il confronto di una mano, guardate che roba. E qui accanto hanno fatto praticamente dei test di proiettili, ok? Per verificare la resistenza della corazza a 15 centimetri. Vediamo se riesco a farvelo leggere in qualche modo. 15 centimetri di corazza, vedete? E nonostante tutto, sembra che qualche proiettile sia riuscito a passare abbastanza comodamente, insomma. Questo mi fa capire che magari qualche miglioria c'è stata nel tempo, anche facendo questi test, questa specie di crash test. Allora, alle mie spalle possiamo vedere anche delle imbarcazioni veramente molto antiche con dei cannoncini. Questo è sicuramente antico, io non so di che epoca sia perché purtroppo la targhetta non ci sta. Però, insomma, bene o male vi fa capire anche lo stato in cui si trova, che sicuramente è stato anche ripescato, nel senso che appartiene probabilmente a qualche nave che è andata giù a picco. Qualche nave bella antica. Guardate che timone questa imbarcazione dietro di me. Che spettacolo! Io, siccome c'è il museo dei conquistatori, dei guerrieri e della marina, hanno fatto un pochino tutto insieme. Ho visto che pubblicizzavano anche la presenza di imbarcazioni vichinghe. Io ora non so perché, non riesco a leggere che cavolo ci sia scritto a questa distanza. Ovviamente hanno usato anche una calligrafia particolarmente piccola, per cui niente, non ce la faccio a leggerlo. E questa nave, non lo so, richiama qualcosa di fenicio, con quest'occhio dipinto dietro, ma non credo che sia poi così antica, per quanto sia stata ricostruita completamente. E
Bene, comunque ragazzi, vi volevo dire, oggi è 24 di dicembre e grazie a Dio il tempo mi sta accompagnando, quindi si riesce a camminare bene. Vi volevo far vedere la particolarità di queste strade. Praticamente per tutta Lisbona voi troverete soltanto una miriade di San Pietrini. E non è cosa da poco, perché finché ci camminate così per qualche ora. D'accordo, però quando iniziate a fare una ventina di chilometri al giorno, come bene o male sto facendo io, praticamente vi distruggete i piedi. È molto particolare perché è tutta quanta disegnata, ok? Sono dei micromosaici, guardate che roba, cioè per farvi capire sono molto più piccoli di un mosaico che potete trovare a Roma. Sono almeno un terzo, la metà, ma anche a volte anche più piccolini, perché sono fatti praticamente a mano uno a uno. Li ho visti anche fare e ci hanno fatto anche un monumento. Ci hanno fatto anche un monumento per riconoscergli, diciamo, il merito. Allora, qua mi stanno chiamando. Intanto guardate che forse questa imbarcazione è antichissima. Mi stanno chiamando perché devo correre e andare a mettermi in fila, altrimenti mi perdo l'accesso all'abbazia. Allora, velocissimamente, ragazzi, vi volevo dire che essendo oggi 24 di dicembre, guarda che forte, una campana. Le nuove campane, ragazzi, no, beh, quella è un'altra cosa. Hanno introdotto di recente il fatto che si possa suonare i clacson sulle navi, l'ho trovato veramente geniale. Allora, vi dicevo, ragazzi, oggi è 24 di dicembre, io approfitto per farvi tantissimi auguri a voi e alle vostre famiglie. Per una buona vigilia, tantissimi auguri di buon Natale e se riesco, credo di sì, vorrei anche fare un altro video per augurarvi poi successivamente un buon Capodanno. Io c'ho il sole in faccia, penso che si capisca. Guardate che bello il museo della Marina. Non so se si riesce a vedere bene, forse girando l'inquadratura così è meglio o più meglio. Come direbbe il nostro ministro dell'istruzione. E va bene, ragazzi, io per ora vi saluto, vi faccio tantissimi auguri, quindi ancora a voi e alle vostre famiglie e ci vediamo prestissimo. Da Lisbona è tutto. Ciao, Dexige.